Lo stile ricercato, la forte personalità e le prestazioni mozzafiato sono i suoi tratti distintivi. Le linee muscolose ed eleganti disegnano la sintesi perfetta fra una maxi sport naked e una muscle cruiser. Il Diavel è nato per essere protagonista. Tanto unico e inconfondibile nel design, quanto divertente, performante e confortevole su strada, il Diavel è da sempre a suo agio sia tra le curve di una strada di montagna, sia nel glamour urbano. La terza generazione del Diavel è stata creata attorno al sofisticato motore V4 Gran Turismo. Il Diavel diventa V4. Il Diavel V4 è una moto che non può lasciare indifferenti, con un carattere forte e una personalità inconfondibile. Il V4 Gran Turismo diventa protagonista sulla nostra muscle bike e le permette di esprimere al meglio la propria personalità. Il motore 4 cilindri Ducati garantisce prestazioni elevate, unita a fluidità e regolarità a ogni regime. La nuova ciclistica si combina in maniera ideale a quelli che sono da sempre i punti di forza del Diavel, come la caratteristica posizione di guida oppure il comfort nel turismo a medio raggio. Inoltre, grazie a una importante riduzione di peso, anche maneggevolezza e agilità migliorano in maniera sensibile. Il nuovo Diavel V4 interpreta alla perfezione la personalità da dragster che ha sempre caratterizzato questa moto. Il V4 Gran Turismo aggiunge un'inedita ed entusiasmante dolcezza d'erogazione, realizzando così un mix sorprendente e capace di togliere letteralmente il fiato. Il Diavel V4 è capace di accelerazioni e decelerazioni sorprendenti, grazie al suo baricentro particolarmente basso. Le prestazioni del V4 Gran Turismo da 168 cavalli abbinata al pneumatico posteriore da 240/45 e ad una rapportatura dedicata permettono di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, con una spinta impressionante. L'impianto frenante da supersportiva con dischi da 330 mm e pinze Brembo Stilema assicura valori record. Da 200 km/h a zero si raggiunge una decelerazione di ben 11,5 m al secondo quadrato, un valore che generalmente caratterizza le moto da competizione e che è raggiungibile solo grazie ad una calibrazione molto raffinata del sistema ABS. Anche la maneggevolezza e la precisione di guida sorprendono. Le quote ciclistiche riviste regalano un piacere di guida unico, abbinato a performance dinamiche da vera naked. Tra le curve, il Diavel V4 è sempre facile e mai impegnativo. La ciclistica dà fiducia e si lascia portare al limite con naturalezza, anche grazie al completo pacchetto elettronico di serie. Quando poi si vuole viaggiare, anche in due, il comfort di marcia è altrettanto sorprendente. Nella filosofia Diavel, il motore è il fulcro intorno al quale ruota ogni cosa: prestazioni, carattere e stile. Per questo i designer Ducati sono partiti dal V4 Gran Turismo, rendendolo protagonista per sviluppare tutti gli altri elementi di design e mantenere intatta l'unicità e la riconoscibilità del Diavel. Nel disegnare il nuovo Diavel V4 ci siamo posti l'obiettivo di stupire. Ogni vista, ogni componente, ogni finitura e dettaglio. Tutto doveva essere in grado di catturare l'attenzione. Abbiamo reinterpretato gli elementi chiave del design Diavel per una terza generazione dalla personalità ancora più forte. Le proporzioni sono inconfondibili, con le masse visivamente caricate sull'anteriore, mentre la coda è leggera e affilata. La vista frontale ha spalle larghe, per poi stringersi scendendo fino ad arrivare al classico puntale sportivo a V.
Il serbatoio muscoloso, scultoreo, ispirato alle nostre supersportive. Le prese d'aria spezzano volutamente il volume laterale e nella vista frontale comunicano la potenza del V4 Gran Turismo e la sua necessità di respirare grandi quantità d'aria. Il silenziatore, con le sue quattro bocche di uscita, non solo contribuisce a definire il carattere della moto, ma soprattutto ci parla immediatamente dell'architettura del motore. Il carattere e l'unicità del Diavel V4 si ritrovano anche nei dettagli. La luce diurna LED all'anteriore ha una forma WC, firma distintiva per le Naked Future di casa Ducati, mentre gli indicatori di direzione dinamici sono integrati nel manubrio, così da compattare e rendere più aggressivo il frontale. Il gruppo ottico posteriore è formato da una matrice di LED puntiformi sotto la coda, dal disegno estremamente originale che ripropone la WC del DRL. I cerchi a 5 razze sono un elemento stilistico essenziale, il cui profilo è impreziosito da superfici lavorate a vista. Al posteriore è la gomma da 240 mm di larghezza a definire il carattere e la personalità della Sport Cruiser Ducati. Altri particolari rendono ulteriormente inconfondibile lo stile del nuovo Diavel V4. Torniamo ad avere le pedane passeggero pieghevoli e manteniamo il maniglione posteriore a scomparsa, soluzioni che integrano alla perfezione stile e praticità. Il V4 Gran Turismo da 1158 cm3 eroga un'elevata potenza massima, 168 cavalli, e allo stesso tempo garantisce una curva di coppia corposa e una grande regolarità di funzionamento sin dai bassi regimi. Il V4 Gran Turismo è un motore caratterizzato da un layout a V di 90 gradi e da soluzioni tecniche avanzate che derivano direttamente dal Desmo 16 stradale della Panigale V4. L'albero motore controrotante, per esempio, riduce l'effetto giroscopico contribuendo alle doti dinamiche della moto, mentre l'ordine di scoppio Twin Pulse, insieme all'impianto di scarico dedicato, garantisce un sound inconfondibile. Lo sviluppo del V4 Gran Turismo ha tenuto in considerazione anche consumi e comfort. Il sistema di deattivazione esteso della bancata posteriore agisce sia durante le soste al minimo, ad esempio al semaforo, sia nella marcia ai bassi carichi, in modo da ridurre i consumi. Il V4 Gran Turismo si distingue anche in termini di costi di manutenzione, con intervalli per il service che prevedono il cambio olio ogni 15.000 km e la regolazione valvole a ben 60.000 km. Numeri da record, anche considerando le sue prestazioni. L'ordine di scoppio Twin Pulse, insieme all'impianto di scarico dedicato e sviluppato con grande attenzione alla sound quality, caratterizza in modo inconfondibile il timbro del V4 Gran Turismo. Il sistema di deattivazione estesa dei cilindri posteriori, che permette al motore di funzionare come bicilindrico o come quattro cilindri, in funzione della richiesta di coppia da parte del pilota, genera una variazione nel tono del sound al passaggio da una modalità all'altra. Un suono più profondo, con frequenze più basse, caratterizza il V4 Gran Turismo ai bassi carichi, ossia solo quando i due cilindri anteriori sono attivi. Le frequenze, invece, diventano più elevate quando tutti e quattro i cilindri sono in funzione. Insieme alla ciclistica, l'ergonomia definisce non solo la versatilità e l'efficacia tra le curve del Diavel V4, ma anche la sua estetica. La posizione di guida che da sempre caratterizza e rende unico il Diavel prevede sella bassa, 790 mm da terra, pedane centrali e manubrio alto e largo. Nel nuovo Diavel V4 il manubrio è stato avvicinato di 20 mm al pilota per migliorarne il comfort e il controllo in ogni situazione. Leggero e compatto, il V4 Gran Turismo ha influenzato positivamente tutto il progetto del nuovo Diavel V4. A partire dal peso, che in ordine di marcia senza carburante scende a 223 kg, ben 13 in meno rispetto al precedente Diavel 1260S, dei quali 5 kg di motore e 8 di veicolo. Infatti, a contribuire a questo risultato è anche il telaio monoscocca ultraleggero in alluminio, che permette di ottenere una maggiore agilità e maneggevolezza. Le performance dinamiche del nuovo Diavel V4 derivano anche da una componentistica di primo livello. Le sospensioni sono completamente regolabili. All'anteriore troviamo una forcella da 50 mm di diametro e al posteriore un monoammortizzatore accoppiato a un forcellone monobraccio fuso in alluminio. L'impianto frenante, inoltre, presenta all'anteriore due dischi da 330 mm di diametro e pinze monoblocco Brembo Stilema.
La sella pilota, oltre a garantire maggiore abitabilità longitudinale, offre sostegno nelle forti accelerazioni, consente una calzata eccellente col serbatoio e lascia ampia libertà di movimento nella guida sportiva, permettendo al pilota di sporgersi nelle pieghe più accentuate. La sella passeggero, ampia e ben imbottita, ricalca quella delle generazioni precedenti. Il coprisella è di serie, per un look monoposto che ribadisce la sportività del Diavel V4. Il Diavel V4 risulta sorprendentemente facile e intuitivo da guidare, anche grazie al sofisticato e completo pacchetto elettronico che permette di goderne, in piena sicurezza, tutte le potenzialità. I riding mode sono 4: Sport, Touring, Urban e la nuova modalità Wet, studiata appositamente per i fondi a ridotta aderenza. Ogni riding mode prevede un Power Mode, che definisce il livello massimo di potenza erogabile e la risposta del motore, e i livelli di intervento dei sistemi elettronici di ausilio alla guida: ABS Cornering, controllo di trazione anch'esso in versione cornering e controllo dell'impennata. Ovviamente il pilota può modificare ogni singolo parametro del Riding Mode, in modo da definire la configurazione ottimale per i propri gusti o per la situazione di guida. Il Cruise Control è invece particolarmente utile per godere delle doti turistiche del Diavel V4, mentre il Launch Control consente partenze da fermo rapidissime e sempre ripetibili. Il Ducati Quick Shift, attivo sia salendo di marcia sia in scalata, rende l'uso del cambio più efficace nella guida sportiva e più confortevole nell'uso urbano o turistico. Tutti i controlli sono gestibili attraverso l'intuitiva interfaccia del dashboard TFT a colori da 5 pollici. Grazie al collegamento Bluetooth con lo smartphone, il sistema multimediale permette di ricevere e fare chiamate, oltre che ascoltare musica. Inoltre è possibile visualizzare direttamente sul cruscotto le indicazioni del sistema di navigazione Turn by Turn disponibile come accessorio. Ancora più esagerato e fuori dagli schemi, il Diavel V4 raccoglie l'eredità dei suoi predecessori e si spinge oltre. Lo fa grazie al sofisticato motore V4 Gran Turismo e a una riduzione importante del peso. I numeri parlano chiaro. 168 cavalli, quasi 13 kg di coppia e 223 kg il peso. Lo fa con un design audace nelle forme e ricercato nei dettagli, che combina in un mix unico e affascinante i concetti di naked, cruiser e sportiva. Il nuovo Diavel V4 è disponibile in due colorazioni, il classico rosso Ducati oppure il nero lucido. Il ricco catalogo di accessori Ducati Performance permette di personalizzare il Diavel V4 mettendo l'accento sulla sportività, sull'eleganza oppure sul touring. Le valigie semirigide da 48 litri totali di capacità, assieme allo schienalino per il passeggero e al plexi più ampio, consentono di viaggiare comodi anche in due. È possibile scegliere inoltre tra componenti dal pieno oppure in carbonio ed elementi in titanio che permettono di ridefinire il disegno del silenziatore omologato. La frizione a secco, i cerchi forgiati e le pinze freno in colore rosso o nero ampliano ulteriormente la possibilità di personalizzare il nuovo Diavel V4. Il nuovo Diavel V4 è pronto a prendersi la scena e a regalare il più puro piacere di guida. Non perdetevi l'ultimo episodio della Ducati World Premiere 2023. Libertà, energia e colore. È il momento della Next Gen Freedom.